Sono nata con uno strano dono. La capacità di vedere ciò che nessun essere umano ha mai visto prima. Nella mia testa è il caos. Immagini, suoni, odori. Ricordare mi serve per aggiustare le cose successe finora. Per ricordare chi sono. Se dovessi dire com'è successo, potrei cominciare da qui. L'ho trovata sul ciglio della strada, in mezzo al nulla. C'è stato un incidente? Qualcuno le ha fatto del male, forse? Mi dia un nome. Magari un contatto. Avrà un familiare? Un amico? Qualcuno che possa riconoscerla? Ehi. Siamo di poche parole. Se lei non mi aiuta, come facciamo? Così è inutile. Cos'è questa? Una cicatrice? Fermateli, non hanno la minima idea di cosa li aspetta. Ditegli di attendere il mio arrivo. Diamine, comunicateglielo subito, mi avete sentito? Dovete fermarli! Idioti, maledetti idioti! Lo so. Stanno arrivando. Un attimo, che sta succedendo? La ragazza di prima, dove si trova? Giade, che cosa hai fatto? Eccoti qua.
Come va oggi, Jody? Bene? Mi spiace disturbarti mentre stai giocando, ma credo che sia ora, tesoro. Forza, piccola. Dopo potrai giocare quanto vuoi. Lo so che sei stanca, Jody, ma dobbiamo andare. Ok, Nathan ci aspetta. E dai, non ho più spazio. Ciao, Cole. Andiamo. Ehi, Alan. È quasi pronto. Doveva esserlo da 2 settimane. Ciao, principessa. Siamo proprio belle oggi. Eccoci qua. È piovuto molto quest'anno. Molto probabile. Ma non ha fatto molto freddo. No, è vero. Fai il babysitter, Cole? Piccola, sì. Ti aspetto. Ciao, Jody. Come andiamo? Va tutto bene? Sì, bene. Ok, ora ci mettiamo questo. Ricordi? È come una corona. Ecco fatto. Oh, ora sei una principessa. Niente paura. Andrà tutto bene, vedrai. Io sono qui accanto se hai bisogno, ok? Ehi, Jody, mi senti? Ok, iniziamo. Kathleen è nell'altra stanza e ha le stesse carte che hai tu. Adesso le chiederò di sceglierne una, poi tu ci dirai quale carta ha scelto. Allora ci sei? Bene. Allora cominciamo. Prima carta. Prossima carta.
Prossima carta. Molto bene, Jody. Proviamo qualcos'altro. Ci sono delle costruzioni sul tavolo, nell'altra stanza. Pensi di riuscire a farle cadere? Altro che riesci a spostare. L'esperimento è finito. La porta è bloccata! Vi dico no, che non Catherine, non è chiusa! La porta è solo bloccata! Aspetta! Uscire, calmati, Catherine! Vai la porta. Devi fermarti subito, Jody! Il test è finito! Devi chiusa. Fermarti! È chiusa! Non vuole ascoltarmi! Non vuole ascoltarmi! Calma, Catherine! Arriviamo! Tiratelo fuori! Passerà mai. Cosa devo fare se qualcosa va storto? Non c'è niente che tu possa fare. Certo, come immaginavo. Che domanda. Sento che ci stanno guardando tutti. Non è una sensazione, ci stanno guardando e come. E cosa più importante? Sii naturale. Se qualcuno ti parla, tu sorridi e basta.
Quindi vuoi che mi comporti con naturalezza o vuoi che sorrida? Hai il senso dell'umorismo. Solo quando me la faccio sotto. Ryan, sono contento che sia venuto. È un piacere, Sheikh Ahmad. Le presento la mia assistente, Elizabeth. Non sapevo che la diplomazia americana potesse disporre di un fascino così disarmante. Il piacere è mio, Elizabeth. E signori, vi lascio al vostro ospite. A più tardi, Ahmad. A presto, Ryan. Mi detesta. Gli piacerebbe vedere la mia testa su un palo. Ma tu hai fatto colpo. Ne sono lusingata. Vado a stringere qualche mano. Tu trova un posto tranquillo. Sai che cosa devi fare. Ambasciatore, ma che piacere vederla. Mi serve un posto tranquillo. Sì. No, non proprio. Sono molto nervosa. Attieniti al piano e tutto andrà bene. Trova un nascondiglio e faccio che devi. D'accordo. Sarebbe quella di trovare una nuova sistemazione. L'inverno. Passo in Thailandia. Tusce. اشترى محمد طائرة جديدة إنها مريحة جدا طائرة سابقة كانت بطيئة نعم التسوق ممتع جدا في لندن لقد كنت هنا Aiden, sei pronto?
In una delle stanze di sopra c'è un grande quadro. Dietro c'è una cassaforte. Dentro ci sono i documenti che stiamo cercando. Ma ci sono guardie e telecamere, quindi devi fare molta attenzione. Su, Aiden. Fa un male, cane, quando sei così lontano. Non è il momento di perdere tempo. C'era un ufficio. Al primo piano, con un ritratto dello sceriffo. E fa attenzione alle guardie e alla videosorveglianza. Un ufficio con un ritratto dello sceicco. Il posto è questo. Ci deve essere un interruttore per spostare il quadro. Trovalo, Aiden. حسام اذهب والقي نظرة على مكتب السفير حاضر سأذهب حالا غريبة على الشاشة merda la telecamera arriva la guardia non toccare niente o darà l'allarme انا في المكتب كل شيء في مكانه حسناً وصل pensa Jody deve esserci un altro modo لا 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 يا أخي 20,000 ريال 20,000 هذا عالي بعمل مهدي 14,000 ريال أخسر المال إذا بيعت لك بسعر 15,000 ريال فقط بعد فساد أعمالي سأشتري منك 30 طنا بسعر 15,000 ريال
Il posto è questo. Aiden, sai cosa fare. Cazzo! Devi prima distrarre la guardia. Ok, ora nessuno potrà controllare l'ufficio. Siamo tranquilli. Ora vediamo di aprire la cassaforte. Ben fatto. Ora dobbiamo leggere i documenti. Fa presto. Non resisterò ancora per molto. Ok, ora sta fermo. أحد هناك. الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعلون؟ إنها مراحل السيدات. انصرف من هنا. حسنا. أيها المنحرف. انصرف. Mi dispiace. Non posso fare niente per aiutarti. Buona fortuna. Jody, tutto bene? Non toccarmi! Voglio andarmene. Ok, ce ne andiamo.
Senti, non ne sono sicura. Forse non dovrei andarci. Jade, sono giorni che insisti per andarci. Non vorrai rinunciare ora. Non conosco nessuno. Potrebbero odiarmi. E questo vestito è orribile. Lasciamo stare. Fai un bel respiro. Non c'è ragione di agitarsi. È una festa di compleanno. Sono sicuro che piacerai a tutti. Ti divertirai, ti farai nuovi amici. Coraggio. Ah, non dimenticare il regalo. È un libro di poesie di Edgar Allan Poe. Ha 50 anni, è molto raro, vedrai che le piacerà. Non temere. Andrà tutto bene. Passo a prenderti alle 5. Divertiti. Entra. Ciao. Ehi, Kirsten, vieni, io devo andare. Entra, non essere timida. Ciao, Jody, giusto? Vieni, siamo di là. Alcune compagne e i ragazzi meno idioti che ho trovato. Un regalo per me? Fico, grazie. Io vado, amore. Occupati dei tuoi amici e non combinate guai. Certo, mamma, tranquilla. Ah, finalmente se n'è andata. Gente, lei è Jody. È all'unità 4 con mia madre. All'unità 4? Area paranormale. E che cosa fate? Piegate i cucchiai, parlate con i morti, roba del genere? No. Cominciamo. Prendo la birra. Ragazzi, voi le imposte, ragazze le candele e Jody, tu occupati della musica. Diamoci dentro! Allora la musica? Ok, faccio io. Sei un vero genio. Jody, ti va? Sì, certo, grazie. Ehi, non strozzarti. Scommetto che è la prima volta. No, ho già provato. Sì, certo, come no. Ciao, ciao, io sono Matt. Jody, giusto? Non mi pare di averti vista a scuola. Non fai lezioni alla base? Sono in una sezione diversa con la mia insegnante.
Certo, altrimenti mi ricorderei se ti avessi già visto. E così lavori con la mamma di Kirsten? Questa è la prima volta che vedo Kirsten. Sua madre lavora nella mia unità, questo mi ha invitato. E io abitavo a Londra prima di trasferirmi qui 2 anni fa. E tu? Dove abitavi prima? New York. Wow, io adoro New York, è il massimo. Ci sono stato e mi ha sconvolto. Hai qualche hobby? Qualcosa che ti piace fare? Io faccio surf appena posso e suono in una band con qualche amico. E tu che fai di bello? Niente di speciale. Leggo molto. Sono noiosa, Isa. Posso chiederti una cosa? Perché sei nell'unità 4? Ho una specie di dono. Un legame con un'entità. Un'entità tipo un fantasma o roba del genere? So che potrà sembrarti davvero assurdo, ma è come una specie di presenza invisibile che mi segue. Ed è qui adesso? Stavo scherzando. Scherzavo. No, dai, c'ero quasi cascato. Cioè, credevo che fossi completamente impazzito. Oh, un lento. Ti va di ballare? Io non sono capace. Tranquilla, anch'io non sono molto capace. Quindi... Sai, immagino che te lo dicano spesso, ma sei davvero carina. Lo dici a tutte le ragazze che conosci? Non sei come le altre ragazze. Tu hai qualcosa di speciale. Grazie, ma non mi conosci bene. Grazie per il ballo, Matt, ma basta così. Ragazzi, ragazzi! Perché Jody non ci dà una dimostrazione dei suoi super mega poteri? No, grande idea, io... pagherei per vederla. Smettetela, sono solo cazzate. Sì, dai, Jody, mostraci che sai fare. Avanti, Jody, dacci una dimostrazione. No, 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 io non ho poteri. Ve l'avevo detto, solo stronzate. Ok, ragazzi, è ora di tagliare la torta e soprattutto di aprire i miei super regali. La torta può aspettare, prima aprirò i regali. Baci genti, VTB. Oh, ma che tesoro che sei, scommetto che sono calze. Un tanga, mi serviva proprio. Così smetti di fregarli a tua madre. E finalmente puoi cercarti un tipo decente. Il mio futuro amante ti ringrazia per aver reso la sua vita più piccante. Ma che roba è? È un libro? Che razza di odore ha? È molto rara, è una raccolta di Edgar Allan Poe. E chi è Poe? Ma che è? L'hai rubato dalla libreria dei tuoi nonni? No, no, è davvero introvabile.
Già, come il tuo vestito. Fammi capire, è uno scherzo? Non posso credere che tu sia venuta al mio compleanno per portarmi questo schifo. E si crede tanto sveglia, ma è solo una cavia da laboratorio. Una stupida cavia da laboratorio. Sì, è da quando è arrivata che mi segue come un cagnolino. Si vede che ha voglia. Oh, ed è anche una troietta. Io non volevo invitarla, mi ha costretto mia madre. Sì, è una troia. Troia e strega. Forse dovremmo farle qualcosa. Sai che fine fa le streghe? Si bruciano. Prendiamola. Mi prego. Basta. Oh, signora della cupa oscurità, manifestaci ora il tuo immenso potere. Mi prego, fatemi uscire! Volevo farlo da quando l'ho vista. Mi giuro, fatemi uscire! Mi prego! Qualcuno ha detto torta? Mi prego, sì, questa euforia mi ha messo appetito. Sì, diamo inizio alla festa! Mi giuro! Fatemi uscire di qui! Vi prego! Basta, Aiden. È colpa tua se siamo nei guai. Smettila! Sostituisce il dottor Matthews. Sarà lui che si occuperà di te ora. Sembra molto gentile. Entra, vuole conoscerti. Su, va, sbrigati. Io ti aspetto qui. Ciao, Jody. Vieni pure. Mi chiamo Nathan. Nathan Dawkins. Io ho pensato che ci avrebbe fatto bene chiacchierare un po', giusto per conoscerci meglio. Solo se sta bene anche a te, sia chiaro. Jody, il mio lavoro è studiare strani eventi e poi provare a spiegarli. Come le cose che ti capitano.
Vero, Jody? Tua madre mi ha detto che hai un amico invisibile. Dimmi, questo amico c'è da tanto tempo? Da quando sei nata? È un fantasma? O forse è lo spirito di qualcuno che ci ha lasciato? Puoi disegnarlo per me? Ti spiace se lo guardo? Così? Questa cosa è il tuo amico. Ed è legato a te con una specie di filo. Lui è qui adesso? Puoi dirgli di fare qualcosa? Beh, forse si farà vedere dopo, quando ci saremo conosciuti un pochino meglio. È stato lui a farti questo? No, sono stati i mostri. La tua stanza sarà tua per i prossimi 3 anni. L'addestramento comincia alle 5. Sii puntuale. Forza, Holmes, stacci dentro! Salda! Devi darti lo slancio per procedere! Rapida! Holmes! Avanti! Non ho tutto il giorno!
Al riparo. Miri, spari. E ancora al riparo. Chiaro? Eccellente, Jody. Molto bene, recluta. Sbarazzati di quei barili. Bene, avanti così. Tieni giù quel culo grasso! Continua! Muoversi, recluta! Questa non è una cazzo di scampagnata!
Non male,